AVS Media Demo. Bene, siamo qua in compagnia dei Valork, giovane gruppo veneto. E niente, presentatevi, visto che vi state facendo spazio ultimamente nel panorama folk. Prego, chi siete? Da dove venite? Siamo i Valork, veniamo da Venezia e da Padova. Siamo nati all'incirca nel 2010 con una formazione leggermente diversa. Io non c'ero ancora. Nemmeno io. Nemmeno lui, nemmeno il violinista. E dopo molti cambi di formazione alla fine siamo arrivati ad un equilibrio che speriamo si mantenga per molto tempo. E adesso siamo qui ed è un grandissimo onore essere qua, non ci avremmo mai creduto. Infatti siamo arrivati qua, la prima cosa che abbiamo visto è stato il palco, eravamo cioè infarto, non avevamo mai calcato un palco così grande. Beh, voi proponete un folk death sostanzialmente, che come unione non è del tutto inedita, però vi distinguete sicuramente in qualcosa. In cosa? Ve lo chiedo perché naturalmente è giusto sì, che... Beh, innanzitutto la voce femminile, che non è particolarmente comune, no, infatti. Almeno. Poi nella scelta delle strutture delle canzoni, comunque in diversi aspetti. Prima di tutto direi che l'influenza più grande nel nostro stile e anche in come va a formarsi tutto quanto è Andrea, dov'è? Da dietro. Che è polistrumentista, suona fisarmonica, flauti, cornamusa e dà appunto un'impronta melodica un po' diversa rispetto a come viene creato solitamente, come viene fatto solitamente folk, ecco. Quindi non rimane che parlare dei temi che affrontate nei testi a questo punto. Di cosa vi piace parlare, se affrontate magari tematiche un po' più alte, sociali, o se rimanete sui classici da taverna. Per ora, allora innanzitutto ti dico che Valor, che è un nome di un villaggio cimbro, e principalmente ci ispiriamo a tradizione e cultura, esatto. Cimbri sono una popolazione che adesso vive negli altopiani veneti, altopiani dei certi comuni, ad Asiago per esempio, anche del Cansiglio, e c'è chi dice che appunto non derivino dagli stessi cimbri di cui parlano i romani, ma che si tratta di un caso di omonimia. Noi ci teniamo appunto alla leggenda secondo la quale sarebbero un popolo dello Jutland che ha attraversato tutta quanta l'Europa, un popolo barbaro che è arrivato fino a qui, per cui le tematiche sono spesso quelle di battaglia, quelle di leggende, tradizioni, cose del genere, ma non escludiamo assolutamente la possibilità di parlare di temi più seri. Esatto, anche per esempio nell'EP, nella nostra inesperienza ci siamo un po' tenuti a temi classici. Esatto. Cioè i vichinghi, solite cose, presenze divine, eccetera, eccetera. Adesso ci stiamo dando un po' più identità. Esatto. Esatto. In previsione di un futuro album ci stiamo un po' dedicando ad una congruenza all'interno dei temi. Cioè, mai comunque rinnegare le proprie tradizioni nonostante... Chiaramente. Appunto, per l'appunto voi, come tante altre band emergenti, al momento siete al primo EP, che come al solito è il primo passo verso qualcosa di meglio. Ne avete già parlato un po', se volete dire qualcos'altro sull'EP, lo potete trovare da noi, perché non è in distribuzione, quindi insomma qualche nostro concerto, venite, lo trovate. Diciamo che cosa ci abbiamo messo un sacco di impegno, perché lo prendiamo con la colla e lo facciamo proprio noi, nel senso che abbiamo preso i singoli componenti, infatti c'è molto, come si dice, tanti ci chiedono delle EP, il problema è che diciamo sì adesso ve lo facciamo arrivare e nel mentre siamo con colla, vinile e tutto quanto, esatto, a farvi proprio. Fantastico. Lo spirito artigiano dei bar. Che soldi non ci sono, così si fa. No, capisco benissimo. Una domanda per l'appunto, visto che si parla anche di soldi e di una situazione un po'. Come vedete la scena del folk italiano e anche quello veneto? C'è ancora spazio o è già saturo e troppi gruppi, perché adesso ultimamente va abbastanza di moda? Allora. È una scena abbastanza emergente adesso. E diciamo che per il momento sembra che
noi abbiamo un po' cavalcato l'onda e quindi sembra che ci sia ancora un po' di spazio, però il problema è farsi distinguere e comunque essere originali, è quello il problema principale. Ce ne sono comunque tanti, ce ne sono di validissime in tutta quanta Italia, infatti sono, cioè, la prima volta che ho cominciato a esplorare il panorama italiano sono rimasto sorpreso della quantità grande di band valide. La cosa bella è appunto lo spirito che c'è in Italia, nel senso che spesso e volentieri nel metal non si abbandonano i vecchi gruppi, cioè non c'è la moda del momento e poi non lo si ascolta più, e questa cosa la vedo parecchio viva, per cui penso ci sia ancora spazio. Va bene, quindi chi segue le mie interviste sa che la sesta domanda di solito è liberi tutti, cioè dite quello che volete a chi volete, sostanzialmente. Ragazzi, parlate. Se volete dare voce un attimino a quelli in picconaia. Sì, no, infatti, che... sì, infatti. Io speravo prendessero anche la parola. È una cosa a testa, Marco parla. Sì, ecco, perfetto, dai. Adesso ti guardo finché Marco non mi parli. Marco è il nostro leader. Vai, esatto. Ho messo sulla band lui. Tutti quanti quelli che effettivamente ci hanno seguito, ci hanno supportato finora. I genitori per i soldi e il lavoro anche. Cavolo. Tantino, tantissimi. E ringraziamo tutti i fan che costantemente ci hanno dimostrato loro affetto, veramente. Siamo sorpresi di trovarci qua, esatto, non ci aspettavamo così tanto seguito. Io vorrei dire che prima lui per un attimo esaltava un po' troppo la mia persona, in verità siamo un gruppo molto compatto, siamo un gruppo di amici, quindi siamo un gruppo di musicisti e quindi sì, non esaltiamo il singolo individuo, la musica, tutte le canzoni facciamo comunque insieme. E tutte le variazioni vanno comunque insieme, tutta l'evoluzione continua anche di ogni singola canzone e insomma siamo un gruppo di amici prima di essere un gruppo di musicisti. È verissimo, però comunque è vero che... esatto. Non gli si può dire niente. Esattamente. Bene, quindi se non avete altro da dire io chiudo qui. La salutiamo. Grazie a te. Ciao, grazie.